Il completamento, come ha detto la Presidente, sarà optimist di un percorso nazionale che rappresenta un passo in più contro la violenza sulle donne, ma non solo. Ecco, come funziona? Quali saranno i servizi offerti da questo luogo? Beh, questo è un luogo appunto che completa un percorso, come ha detto precedentemente il Presidente, nel quale ci sarà soprattutto un ascolto, un orientamento per questi soggetti vittime di violenza, questi soggetti fragili e come potete vedere è stato molto curato, grazie anche alle donazioni, l'aspetto proprio di accoglienza, quindi un ambiente in cui si cerca di creare anche con queste immagini appese diciamo, alle pareti un clima di serenità, un clima di accoglienza. Un clima per poter accogliere nel miglior modo possibile e mettere a proprio agio queste persone che purtroppo hanno subito queste forme di violenza. Ecco, un luogo pensato non solo per le donne, ma anche per altri soggetti come i bambini, ad esempio. Beh sì, purtroppo il problema della violenza non coinvolge solamente le donne, ci sono abusi anche su minori, anche su soggetti fragili, soggetti anziani. Quindi legati anche magari a tutta una serie di problemi familiari, quindi non so, magari dipendenze in famiglia e quindi che si scaricano sui genitori o sui figli o sulle proprie consorti, quindi insomma è purtroppo un problema molto ampio e talvolta noi conosciamo solo la punta di questo iceberg. Quindi fa parte di un percorso più generale nel quale si cercano di intercettare queste persone, non solo a livello, diciamo, di pronto soccorso, ma anche ad esempio a livello di consultori, quindi sul territorio. Quindi è importante anche questo stretto collegamento tra la parte ospedaliera e la parte territoriale. Un luogo che comunque garantisce privacy, visto anche si trova al pronto soccorso, ma si trova nascosto rispetto al pronto soccorso. Sì, assolutamente, è tutelata la riservatezza, c'è un percorso a parte, quindi diciamo è appunto messo a meno uno, quindi non è un luogo facilmente accessibile, non è un luogo di transito, proprio per garantire questa necessaria riservatezza, questa tranquillità affinché appunto la persona possa, diciamo così, essere messa a proprio agio e poter esternare le sue esigenze, le sue problematiche.